gliel'ho dato. Poi questo è di Pasquale. Non ma parli. Scusa. Non ma parli, capito? Prego, buonasera. Salve. Stavo dicendo, questo glielo... Sì, adesso glielo preparo io. Il caffè a Pachi. Grazie. Che anche a casa di amici... Se c'è la Roma deve, cioè non lo so, deve monopolizzare i computer. Ma tu ti rendi conto? Lui è Camillo. Allora, adesso mettete like a Pachi. Like a questo video solo per Pachi. Solo per me. Perché ve l'ho riportato nei video. E voi me lo chiedete a gran voce. Non me ne vado più. Crazy. Camillo, mi guarda. Nel giallo. Nel giallo. È perfetto. Questa parete è perfetta per le interviste doppie, no? Perché c'è tutto il colore perfetto. Sono due ore che mi devi dare il caffè. Aspetti, va bene? Perché sto bloggando dopo non so quanti anni, quindi due ore aspetti, va bene? Grazie, Luisa. Donna Luisa. Cosa c'hai ancora? Gli swatch sulle mani? Abbiamo provato trucchi, tanti trucchi e c'ha le mani swatchate, come me. E una volta addirittura, non mi ricordo cosa avevo dimenticato, in un video proprio ce l'avevo. Avevo la mano macchiata di marrone. Perché io lo mixo sulle mani quando lo metto, cioè sul dorso. Comunque non me ne frega niente, Luisa, ciao ragazzi. Tra poco. Grazie per il caffè. Prego, cioè io per farlo per... Siete dei grandi amici no profit. Amici no profit, è bellissimo. Ma tutti gli amici dovrebbero essere no profit, altrimenti che amici, cioè non sono amici. Questo è qualcosa che ho coniato io, quindi già. Sì, ma in realtà è come si dice, è una cosa che esclude l'altra. Cioè, gli amici sono per forza no profit, altrimenti non sono amici, sì. Come la vedete no, voi? No, vabbè, ma la maggior parte delle persone oggi approfittano proprio di altri per... Ok, ma tu dici che le persone che approfittano sanno di approfittare? Alcune... Oppure lo fanno inconsciamente? Nella maggior parte dei casi penso di sì. Mi sento un po' intervistata. Sì, ma... Sei sempre... No, basta. Ho preso proprio sbagliata. Ma sei sempre... Cos'è? No, dico... Penso che la maggior parte delle persone non se ne rendono conto, però... Tanti, sì, tanti lo fanno apposta. Io almeno ho l'esperienza sul campo. Comunque, il caffè corretto è uno spettacolo. Corretto, te l'ha fatto corretto? Corretto, una Roma particolare, ora segnerà anche. Le ultime parole famose, non dovresti mai dirlo prima. Comunque, siamo qui da Luisa e Camillo, che avete già conosciuto quest'estate, che già conoscete, la mia Lu e il mio Camillo. E tra l'altro Maria, no Maria, la conoscete, no? Che la fiche non è né mia figlia, né mia cugina, né mia sorella, non è nulla. È una mia amichetta, perché è la figlia di Luisa, ok? Quindi non è mia parente. Tra poco tornerà, perché lei è uscita inconsapevole che io stessi arrivando. E quindi quando arriverà, perché è andata al centro commerciale, lei, ciao Maria, sta divertendo al centro commerciale adesso. Quando rivedrai questo video, divertiti, io sto qua a aspettare a te a casa, capito? Vabbè, comunque. E tornerà e le faremo una sorpresa, cioè ansia, disagio, tendo a trovarti in disagio. Tu hai fatto il video, siamo di dire, non sulle... Su una parte solo, poi devo fare i proverbi e poi il secondo... Perché, esatto, perché i proverbi... Sono tanti, sì, sono tanti. Troppi. Comunque, va bene. A dopo con la sorpresa. Basta. Mi senti da là? Oh, vieni qua! Non volevi dire più cosa! Arrasta! Non se ne voleva venire! Eccole! Questi sono gli abbracci bellissimi. Margherita per Pasquale. E non c'era. No, ma tu? Chi è questa? La noce. La noce. È buonissima, te la faccio assaggiare. No, no, se la mangio lo stesso. Questa è la diavola. La mia è l'ultima, ovviamente. L'ultima. La Marina. Boh, guardate che Marina, ragazzi. Cioè, non. Cioè, basta, me ne vado. Basta. Lo so che non vi sembrerà cambiato nulla. Tipo. Boh. Passata, non so, passati 10 minuti, passata un'ora, no, è il giorno dopo di quello che avete visto, non so neanche cosa ho ripreso. Fra stories che faccio su Instagram, ecco lì c'è il disagio vero, andatele a vedere. Ma fra stories e video non so cosa ho ripreso. Quindi comunque questo è il giorno successivo, però fuori è tipo buio già perché c'è un tempo da lupi. E noi siamo sul divano. Pachi, buongiorno. Buongiorno. Cioè, buon pomeriggio. Stiamo per pranzare e Barbara ci accompagna sempre nella nostra vita col cuore. Ha preparato ieri notte mentre noi parlavamo, chiacchieravamo. Buongiorno. E tutto il resto lei faceva il ragù. Da buona napoletana, stava il ragù sul fuoco e parlavamo. E quindi tra poco mangiamo.
sì, 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 sì. Questo è tutto. Il riepilogo è questo. Oddio, che. Oh, lontanissima. No! Ho messo vicinissimo. Sono ancora rincognito. Ah, vabbè, ve li devo far vedere. L'avrete già visti, però ve li faccio rivedere. Perché qui abbiamo la cagna nera più bella del mondo. Maya, buongiorno. Maya. Ciao. Ciao. E poi lì abbiamo il gatto che giudica. E lì, al centro della stanza, in modo da avere tutto sotto perfetto controllo, sul suo cuscino. E adesso aspettate che... Sì. Morgana, buongiorno. Gattona meravigliosa, buongiorno. Voi non potete vedere gli occhi perché non c'è la luce che riflette. Ma è con degli occhioni azzurri meravigliosi. Buongiorno. E lì ci guarda e ci giudica e trarrà le sue conclusioni. E la mamma. E la mamma di Camillo ci ha rifatto la pastiera. Grazie mamma di Camillo, non vedrai mai questo video, ma grazie. Grazie anche da parte mia. Ricopriamo. Stiamo andando da un vero maschio. Che altro? Lo dico sempre, dico, noi abbiamo un maschio. Quello è un maschio vero, altro che ragazzi. Olangioino! È lì di fronte, adesso ci passiamo. Siamo a Napoli, ovviamente, perché non lo avevo specificato. Un maschione di fronte. Guarda che maschio là, guarda. Aspettate. Guarda che bell'uomo. Ma tu hai idea, i due monumenti che ci sono in macchina qua. Ah, no! Abbiamo due monumenti in macchina. Sì, sarà un bel maschio. Guarda che maschio. Cioè questo è da dietro, capito? Non ridere, sei maliziosa. No. Sei maliziosa. No, perché dico, volevo dire, perché mio marito non è andato prima davanti, è andato prima dietro? Non lo so. Maria, tu che dici? No, ma non dire niente. Maria, non dire niente. Davanti oscurato. Comunque. C'è il mare. Non si vede. No, perché è buio. È buio. Andiamo a partorire. Andiamo a partorire. Porto. Ah. Ora parto, passiamo praticamente porto. Sotto mia cosa hai detto? Ah, niente, lo vedrai nel video. Ma niente, ve lo vedo. Ma nel centro no, ma è no, qua è. Guardate qua. Di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ok. Ma ci sono vado mangiando. Questo è la terrazza, ha detto la terrazza dove vengono tutte, mi sta dipendendo. Sì. Vengono tutte, diciamo. Fanno tutte visto quelle trasmissioni su Napoli, mostrano bene le belle tribù. Meraviglia. Pure le foto, tutte quelle foto belle che vedi da certo. Qui e da più su. Bello. Camillo approva. Vertigini per e secondo te non poteva sì. No, non tanto, però se ci sto a guardare troppo. Aspetta, come me, abita, come scusa, me, uguale. Abita al quinto piano. Voi soffrite di vertigini? Io soffro di vertigini. Però, oddio, no. Oddio, no, poverini. Soffrite di vertigini? Io no. Ma perché mi tirate in mano a me sti cose? Io ne mangio tutto quanto. Yeah. Allora, cosa c'è? Cosa c'è qui dentro? All. Ma che ne so? All. C'è cosa che profuma. All di cornetti e pizza. Profuma. Alle due. Siamo stati su quel lungomare che vi ho fatto vedere prima. Cioè praticamente quel belvedere, no? Il lungomare, il belvedere. Da cui si vedeva appunto tutto il lungomare, tutto il resto di Napoli. E poi siamo stati proprio sul lungomare, quindi siamo riscesi, abbiamo fatto una passeggiata con pizza e poi c'è venuta fame, perché è ovvio che c'è venuta siamo fame. Stati da ciottolo! Da ciottolo? Voi e c'era la foto di Ciro! Ciro Ferrari, no, Ciro Immobile. C'era Ciro! Vabbè, basta, chiudiamo il discorso. Adesso ci andiamo a mangiare quatti quatti. Non mi vedrete però andiamo a mangiare quatti quatti a casa, è vero? Yes. Quatti, fai quatti quatti. Io le mangio prima in quatti, macchina. Quatti quatti. Quatti quatti, quatti è così. Ok ragazzi, noi stiamo tornando. Io non so, non avrete capito niente questo vlog come al solito, perché io prendo e metto dentro pezzi e vi porto, cioè nel senso la mia idea è quella di genuinamente di buttare dentro quello che le cose più carine che faccio, per rendervi partecipi.
minima parte, ma anche per ricordare in un futuro, no? Perché poi io vado a rivedermi i vlog. Comunque vabbè, spero che qualcosa si sia capita. Siamo stati insieme, ci siamo divertiti e siamo usciti, insomma, cose così, però fatte insieme fra amici è sempre tutto bellissimo, anche se magari non fai niente di particolare. Stiamo tornando a casa, sembra notte fonda, in realtà sono neanche le 6 di pomeriggio, però adesso da quando è cambiato l'orario praticamente è notte fonda. Torniamo a casa, ordiniamo qualcosa stasera. Yes. Yes, yes. Ci vediamo comunque nei prossimi video, perché arriveranno molto, aspetta, faccio così. Arriveranno tanti in segreto, arriveranno tante idee. Sto ricevendo i vostri audio, dei disagi della relazione a distanza, tantissimi. Quindi stay tuned, perché è bello, fa figo dire stay tuned, lo sai, stay tuned. Ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo. Che cos'è questo, Sal? Cos'è questo ciao? Fai la persona seria. Vai, Pachi, dai, dai. Ci vediamo nel prossimo video. Sì. Dove ci sarò anche io. Dai, comunque dobbiamo fare. Volete un in segreto con Pachi? Dai. Torniamo a casa. Sì, amore, lo sappiamo, l'ho appena detto. Vogliamo il tuo saluto. Sì. Tu c'eri a fianco a me. Vogliamo il tuo saluto. Grazie. Ciao ragazzi. No, aspetta, è uscito sto. Oh!